Bentornati poracci, ho notato con piacere che avete gradito il video sulle 3 di Nintendo e quindi dopo aver ricordato i 5 momenti più emozionanti di sempre direi che è il caso di dare spazio all'altra faccia della medaglia. Oggi passeremo in rassegna la classifica di quelle che per me sono state le 5 figuracce più imbarazzanti di sempre collezionate dalla casa di Kyoto durante la fiera losangelina. Io ve lo dico, preparatevi all'imbarazzo più totale o come dite voi giovani su internet a cringiare tantissimo. Sul serio, in più di un'occasione durante il montaggio mi sono dovuto fermare per il livello di disagio raggiunto nei filmati. Io vi ho avvertito. Quindi, prima di passare all'umiliazione di Nintendo, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi. E vi aspetto nei commenti per sapere, secondo voi, qual è il momento più imbarazzante. Iniziamo! Partiamo abbastanza soft, ma neanche troppo. Di questa occasione ve ne ho già parlato nel video relativo a Wind Waker. Durante le 3 2002 a Miyamoto spettava l'arduo compito di convincere il pubblico che la nuova direzione intrapresa nella serie di Zelda non doveva essere presa sotto gamba e quel nuovo stile cel shading aveva tantissimo da dire, nonostante le perplessità iniziali. E così fu, il gioco in movimento era una vera gioia per gli occhi e i giornalisti presenti in sala rimasero subito estasiati dal gameplay di Wind Waker, almeno finché non si presentò un bug che impedì a Shigeru di continuare con la demo. Il game designer infatti doveva dimostrare una delle nuove meccaniche introdotte da Wind Waker, ovvero la possibilità di raccogliere le armi cadute ai nemici. Questa sarebbe stata necessaria per abbattere una porta, peccato che a causa di un glitch l'arma non spuntò fuori, rendendo impossibile completare la demo. Di sicuro non un bellissimo biglietto di presentazione di fronte ad una platea che già partiva prevenuta nei confronti del gioco. Vedere Miyamoto completamente nel pallone, girare in tondo in cerca di una soluzione, tanto da provare a saltare un'intera sezione del gioco con rampino, non ha prezzo. Ma credetemi, siamo lontanissimi dai livelli di imbarazzo che raggiungeremo più su in classifica. Che il Wii U sia stato un disastro commerciale è una verità innegabile. Possiamo però dire che il suo concept non era di certo da cestinare, anzi forse la sua più grande pecca fu quella di arrivare troppo presto sul mercato. Così come la natura ibrida della console sarebbe stata resa funzionale anni dopo da Switch, così Nintendo pensò di arrivare dannatamente in anticipo su un altro trend che sarebbe esploso da lì a pochi anni, il riconoscimento facciale e i filtri per le foto. Così Reggie, durante la presentazione di Zombie U, nel disperato tentativo di dare un senso alle feature del paddone, si cimentò in quello che potremmo definire il tentato selfie più imbarazzante della storia. Looking good, Reggie. Looking very good. Ah, I like French food. But before this go, things get out of hand, let's... Il filtro zombified non solo non era una grande idea, ma in più decise di non funzionare correttamente, rendendo ancora più insostenibile il siparietto. Come se non bastasse, Reggie sembrava veramente preso dalla situazione e continuava imperterrito a giocare con la telecamera nonostante il rappresentante Ubisoft cercasse in tutti i modi di andare avanti per dimenticare al più presto questo ignobile siparietto. I'm hungry now. You scare me, Reggie. Oh, I'm you coming to me. Eat you. Errare umano, perseverare è diabolico. A quanto pare l'imbarazzo delle 3 2002 non insegnò nulla a Miyamoto che 8 anni dopo, durante la conferenza Nintendo delle 3 2010, ebbe la brillante idea di presentare dal vivo Skyward Sword per dimostrare l'eccellente implementazione del nuovo sistema di controllo potenziato dal Wiimote Plus. Ora immaginatevi la peggiore delle situazioni, dove ogni cosa non va come dovrebbe. Ecco, avrete uno scenario migliore di come andò effettivamente il gameplay di Miyamoto. Difficile dire di preciso cosa sia successo, probabilmente sarebbe bastato ricalibrare il Wiimote, ma il sistema di puntamento era completamente sbagliato, rendendo a conti fatti ingestibile Link e i suoi movimenti. Capite che per un gioco pensato per dimostrare l'efficacia del nuovo motion control è una vera figuraccia, soprattutto se i problemi emergono durante una presentazione dal vivo di fronte a una folla incredula. Con l'ostinazione tipica dei giapponesi, Miyamoto non si arrese fino all'ultimo, prolungando l'agonia per 6 lunghissimi e interminabili minuti.
Se siete di stomaco forte, vi consiglio di andare a recuperare il video per intero, vi lascio il link in descrizione. La parte più difficile da digerire, secondo me, è il panico più totale manifestato dalla voce tremolante e imbarazzata dell'interprete. Un uomo che avrebbe preferito essere ovunque piuttosto che sul palco di quelle tre. Il secondo gradino più alto del podio non è occupato da un momento specifico, ma da un'intera conferenza, quella delle 3 2008. Ritenuta da molti come il punto più basso che Nintendo abbia mai raggiunto, si potrebbe tranquillamente dedicare un video intero alla presentazione, per cercare di capire come sia stato possibile confezionare uno spettacolo così agghiacciante. Nel periodo di massimo splendore della Wii e dei suoi motion control, Nintendo per prima aveva fiutato l'appetibilità del mercato casual, virando drasticamente le sue strategie commerciali verso una comunicazione pensata per un pubblico di non gamer, quindi commise un errore madornale: incentrare una presentazione rivolta agli appassionati del settore su quanto di più lontano possibile dal concetto di videogioco. Il risultato è un'ora di nulla, di risate finte artificiali e di videogiochi orrendi. Insomma, capisci che qualcosa è andato storto quando il vero protagonista della conferenza è la pedana del Wii Fit. Ma la cosa più sbagliata di tutte è probabilmente il finto entusiasmo con cui Cammy Dunaway, appena subentrata al posto di Reggie Fils-Aimé, decise di presentarsi al pubblico. Un'energia fuori scala, un sorriso forzato all'inverosimile e aneddoti su aneddoti completamente fuori luogo le fanno vincere il premio di peggior presentatore di sempre. I mean, how can you not be happy when your job every day is to get up and think about video games? Per finire, poracci, ho deciso di mettere in prima posizione un momento delle 3 2008, il gran finale. Lo spazio che di solito viene riservato per gli annunci bomba, quelle sorprese che fanno saltare in piedi tutti dalla gioia, fu occupato da Wii Music, la degna conclusione di un'agonia senza fine. L'esperimento di Nintendo è, racconti fatti, la massima espressione di una concezione di videogioco destinata a collassare di lì a poco. Per quanto popolare, la mania del motion control stava dimostrando tutti i suoi evidenti limiti, ma il grande errore fu il non accorgersene in tempo. Se il pubblico ormai aveva girato lo sguardo da un'altra parte, i grandi sviluppatori continuavano a puntare tutto sui sensori di movimento, nascondendosi dietro alla bandiera di una rivoluzione che aveva mostrato i suoi veri colori. E sapete qual è la cosa più grave? Sì, ok, era tutto terribilmente cringe e fake. Non ci vuole un diplomato al conservatorio per capire quanto ridicola fosse la performance del batterista invitato sul palco, ma la cosa che fece veramente male fu il coinvolgimento di Miyamoto nel progetto. Una leggenda del game design prestò la sua faccia a un prodotto scadente come Wii Music e cercò in tutti i modi di legittimare questo disastro di software, vendendolo per quello che non era. Guardate la serietà mentre suona il sax, il finto entusiasmo mentre, insieme ad altre personalità di spicco dell'azienda, si lancia nel peggior medley mai visto. Capite che se qualcuno fra 10 anni si chiederà com'era giocare ai tempi della Wii, questa è la testimonianza che Nintendo ha deciso di lasciare ai posteri. Fortunatamente l'industria si è ripresa e l'isteria per i motion control è diventata una parte solo accessoria del nostro passatempo preferito. Ma macchie come questa, per chi le ha vissute all'epoca, difficilmente saranno cancellate dalla memoria. E questo era tutto, poracci. Cosa ne pensate della classifica? Come al solito vi aspetto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle Poro notifiche per aiutarmi a crescere col canale. Noi ci vediamo presto, io sono il Poro Michele, Epic Cringe, ciao!